Salve a tutti! Oggi vi farò un piccolo aggiornamento sul rapporto che c'è tra alimentazione e salute mentale. In questo periodo in cui tra lockdown e festività siamo tutti portati a iperalimentarci ancora di più, se possibile, di quanto facciamo solitamente in questa nostra società occidentale e se possibile ancora peggio. Ma prima di iniziare, mi raccomando, se vi interessano questi temi di salute mentale e neuroscienze, iscrivetevi subito a questo mio canale, ok? Bene, andiamo ad iniziare subito con il tema di oggi: cibo, cervello ed immunità. Bene, vediamo che la psico-neuroendocrino-immunologia, una disciplina che sta cambiando molti aspetti della medicina moderna e della psichiatria, ci dice chiaramente che il troppo cibo che siamo abituati a mangiare in questa società moderna occidentale stressa il nostro cervello, il quale a sua volta fa ingrassare e infiammare il corpo, che alla fine nuovamente infiamma i tessuti del cervello. In una specie di spirale davvero poco virtuosa, problematica. Ci sono degli studi molto interessanti che ci dicono che l'eccesso di cibo tende ad alterare l'ipotalamo, che è un'area del cervello che controlla la fame ed il senso di sazietà, dato che è qui che i segnali di fame e di sazietà, che arrivano sotto forma di ormoni, neurotrasmettitori, ma anche di nutrienti come il glucosio stesso, modulano la nostra assunzione di cibo. Ma se mangiamo in eccesso, l'ipotalamo è alterato dal troppo cibo e riceve una scarica infiammatoria che altera la ricezione dei segnali che arrivano dalla periferia, in particolare i segnali di sazietà connessi all'insulina e alla leptina. Quindi segnali di sazietà che ci sarebbero anche, ma a mancare è un efficiente sistema di ricezione di questi segnali nel nostro cervello e quindi le persone iniziano ad entrare in un circolo vizioso di ipernutrizione. Ma non solo. Questi argomenti interessano anche agli psichiatri moderni per via del fatto che questo eccesso di insulina, di leptina, di glucosio e di acidi grassi finirà poi con il causare un fenomeno infiammatorio generalizzato del nostro corpo, dato che attiverà un fattore chiamato NFKB, cioè fattore di trascrizione nucleare, che induce i nostri geni a produrre citochine, che sono dei potenti mediatori dell'infiammazione. Queste molecole non solo procureranno danni ai vasi, agli organi periferici, ma anche poi al cervello, infiammandolo, con tutte le conseguenze sul piano psicopatologico che iniziamo ad intravedere modernamente, cioè il fatto che il concetto di infiammazione si sta sempre di più ricollegando a quello di disturbo mentale, come ansia, depressione e molto altro. Quindi il sistema immunitario, l'alimentazione e la nostra salute mentale sono profondamente interconnesse in vari modi. Infatti anche se dormiamo male o poco, se siamo costretti a lavorare di notte oppure se introduciamo nel nostro corpo alcuni agenti inquinanti spesso presenti in alcuni cibi, alteriamo il nostro sistema immunitario che mette in atto tutti i suoi mezzi per combattere un nemico che in realtà non c'è. In qualche modo il nemico siamo noi stessi, i nostri comportamenti che dobbiamo iniziare a cambiare, consapevoli delle conseguenze psicofisiche che essi possono avere. Infatti la rete immunitaria è molto sensibile ai nostri comportamenti, a come viviamo, come ad esempio come ci alimentiamo, l'attività fisica, agenti inquinanti, lo ripeto, alterazioni del sonno, sostanze d'abuso, alcol, stile di vita in generale. Ad esempio vediamo che la restrizione dietetica, molto banalmente il mangiare meno è meglio possibilmente, ha conseguenze dirette sul livello di infiammazione del nostro corpo, che a cascata poi coinvolge la nostra immunità ed il nostro sistema nervoso e quindi la nostra mente e tutti i disturbi psicopatologici che possono derivarne. Questa disciplina, la psico-neuroendocrino-immunologia, sta prendendo molto campo e vale la pena approfondire questi concetti. Potremmo quindi dire, in ultima analisi, che in realtà il modo in cui viviamo è la principale fonte di regolazione o di squilibrio della nostra immunità, che a sua volta è connessa con sistemi ormonali, neuromediatori, mediatori delle infiammazioni, il microbiota stesso e il sistema nervoso. Per finire vi voglio dire che quello appunto che viene proposto dalla psico-neuroendocrino-immunologia è probabilmente l'approccio olistico alla salute umana che più soddisfa le moderne necessità di interconnessione tra i vari sistemi del nostro corpo, per avere una visione globale della nostra salute psichica e fisica. E la psichiatria, come tutta la medicina in generale, sempre di più dovrà tenere conto, sia in termini di prevenzione che di cura dei disturbi mentali, di questi concetti. Bene, per adesso è tutto, ma spero, come sempre, davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi giù in descrizione. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete molto gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta.
a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valeriorosso.com, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e le neuroscienze. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.